Il centro operativo dei cammini italiani a livello nazionale sarà Laverna. Questo è quanto emerso dopo la 2 giorni a Laverna della Commissione Cultura del Senato, guidata dal presidente Riccardo Nencini. Ho proposto che Laverna divenga uno dei centri più importanti per quanto riguarda lo sviluppo dei cammini storico-religiosi. L'idea che stiamo valutando è di tenere un incontro annuale proprio qui a Laverna, d'accordo con il padre guardiano Francesco e con il sindaco di Chiusi della Laverna, Contellini, una ripetizione annuale per mettere a fuoco prima la legge quadro che riguarderà i cammini storico-religiosi e poi il suo sviluppo e poi i finanziamenti e poi gli investimenti e poi via via anche gli anniversari che ricordano la centralità di Francesco nella storia della Chiesa, nella storia della civiltà e dell'identità italiana e fare quindi di Laverna un centro operativo per i cammini a livello nazionale. Questa è la grande sorpresa, la proposta che stamani il Presidente della Commissione Riccardo Nencini ci ha fatto pubblicamente qui. Io insomma sinceramente era da tempo che insistevo che si potesse arrivare a questo tipo di obiettivo e stamani credo che abbia fatto una grande sorpresa. Voglio essere sincero fino in fondo, mi ha anche un po' emozionato, ecco, questa cosa, perché non me l'aspettavo. Beh, sicuramente è una prospettiva che ci onora, ci fa piacere, soprattutto se ne coglie anche l'aspetto positivo, ecco, di una collaborazione stretta sul territorio, ecco, delle istituzioni con coloro che poi si adoperano nella custodia dei valori francescani, dei cammini, di tutti coloro che lavorano, ecco, su questa realtà nuova che sta prendendo sempre più campo. Quindi un momento di spiritualità che non è soltanto data dal santuario, ma data da tutto quello che è l'insieme della Laverna. Sì, e poi anche comunque di questo territorio, che è un territorio di arte, di santità e di cultura e di bellezze naturalistiche, quindi è chiaro che questa diventerà una grande occasione per tutti, ecco, per vivere meglio questo territorio, dove poi ciascuno avrà da consegnare il suo dono, ecco, Laverna, la sua spiritualità, l'arte, la bellezza delle sue foreste, però anche tutti i comuni e le varie tappe di questo cammino, ecco, verranno promosse, ecco, nella loro capacità di restituire ai pellegrini i doni che come regione custodiamo. È stato appena annunciato da Riccardo Nencini che proporrà di eleggere Chiusi della Laverna, il santuario di Chiusi della Laverna, come la sede per fare tutti gli anni una visita da parte della Commissione per capire a che punto siamo con i cammini. Io direi stamani molto, molto bene, sono molto contenta, intanto perché nei cammini i cammini sono dentro il PNNR, quindi significa che arriveranno delle risorse, significa che forse vedremo davvero la luce, un progetto e un prodotto omogeneo di tutti i nostri territori, tante opportunità per i comuni di attrarre turismo, di mettere a frutto tanto lavoro che è stato fatto e tanta opportunità per i cittadini di tutto il mondo di respirare quest'aria che davvero ti dà pace e serenità e forse c'è bisogno anche di questo. Una legge sui cammini che sta prendendo forma e che dopo gli emendamenti probabilmente di agosto a settembre ne vedremo il varo. L'obiettivo è il testo di legge ordinarlo subito in commissione del mese di agosto, mettere subito una scadenza per gli emendamenti in modo da vararla rapidamente e a settembre averla pronta per l'aula. Sarebbe la prima legge quadro a livello nazionale sui cammini storico-religiosi. L'Italia ancora non ce l'ha, bisogna farla rapidamente. Qualcuno ha parlato di mettere al centro un cammino solo. Secondo lei è giusto o no, proprio vedendolo da un punto di vista proprio di Commissione della Cultura? Penso che sia sbagliato, l'Italia ne ha moltissimi di cammini, il vantaggio della Toscana è che molti di questi, i più rilevanti, penso alla Francigena e penso al Cammino di Francesco, passano orizzontalmente o verticalmente dalla Toscana. Questi vanno valorizzati, hanno caratteristiche più importanti di altri, ma altri non possono essere esclusi. Ha parlato anche delle lungaggini della burocrazia, che spesse volte camminano molto più lenti di un camminatore a piedi. Beh, è vero, no? La cosa non riguarda soltanto il mondo dei cammini. Il testo di legge che stiamo preparando ha il vantaggio di semplificare norme regionali che sono abbastanza conflittuali e litigiose l'una con l'altra. L'obiettivo appunto è renderle molto più semplici in modo da applicarle rapidamente sul territorio. È una presenza molto importante che la Commissione Cultura del Senato sia qui e ogni anno possa
venire a fare una sessione è sicuramente fondamentale, perché i commissari e le commissarie possono rendersi conto del contesto nel quale la Verna è inserita, e penso che l'argomento che viene trattato oggi è un argomento fondamentale, questi cammini di Francesco. Io voglio sperare che questi percorsi siano percorsi anche di rilancio delle nostre aree interne, che possano rappresentare una molla di sviluppo per un turismo esperienziale che oggi è molto ricercato e che può veramente portare flussi importanti a riscoprire dei territori che sono rimasti fino ad oggi emarginati, che sono rimasti un po' dimenticati, ma proprio per questo sono più autentici e sono in grado di esprimere valori da tutti i punti di vista, da quello ambientale, quello spirituale, quello della possibilità di entrare in contatto con quella che è la storia, la cultura di questi territori e delle comunità che li popolano e che le hanno popolati. Penso che attorno ad ogni percorso possa nascere un progetto di territorio, e qui in Casentino, assieme ai cammini, quello di Francesco ma anche quello di Dante, esiste una ciclovia che oramai è in fase quasi terminale di realizzazione, che è quella dell'Arno, che altrettanto può rappresentare la possibilità di recuperare un rapporto da parte delle comunità e dei turisti con l'Arno stesso, con questo fiume che spesso è conosciuto per i danni che ha provocato e che invece nella storia è stato fonte anche di vita, non soltanto per la pesca ma anche perché le sue acque sono quelle che hanno trasportato le piante che venivano dalle foreste casentinesi per andare a Firenze ed essere quelle che hanno rappresentato tutte le impalcature e tutte le strutture per la realizzazione delle maggiori opere, oppure per andare a Pisa e diventare alberi maestri delle navi che solcavano i mari. Quindi c'è veramente tanto contenuto, che è un contenuto culturale ma che è anche un contenuto di carattere economico, di rilancio, di nuova vita per questi territori che sicuramente la meritano, e anche come regione stiamo lavorando perché le aree interne possano avere delle risposte e possano essere valorizzate per le opportunità che offrono e non essere sempre considerate invece quelle situazioni che devono essere aiutate. Certo, devono essere aiutate a esprimere tutte le loro potenzialità e a ricreare le condizioni perché le persone possano viverci, e in questo modo saranno sicuramente più curate. Ma Chiusi della Verna ha lavorato molto su questo settore. Sì, da quando sono diventato sindaco nel 2014, dal 2015 ho iniziato a lavorare molto insieme al mio gruppo, ma anche e soprattutto ho trovato una grande, diciamo, disponibilità anche in altri sindaci, ecco, e soprattutto anche per quanto riguarda i francescani, il padre guardiano della Verna, ecco, insieme abbiamo portato avanti questo percorso. Ecco, oggi si comincia veramente a dire e a concretizzare una cosa che sarà forse più bella e più grande di quello che noi ci immaginavamo. Un'unione di intenti, che spesse volte c'è molto individualismo, no? Tra anche le varie amministrazioni, invece in questo caso non c'è stato. Sì, perché noi abbiamo parlato di territorio, non abbiamo mai guardato la parte politica. Ecco, noi facciamo il lavoro che va fatto per i nostri cittadini, per i nostri territori. Ecco, abbiamo portato avanti questo percorso perché ci siamo sempre comunque confrontati sulle cose da fare, sugli obiettivi da raggiungere. Ecco, via via li abbiamo raggiunti, li stiamo raggiungendo. Ecco, ecco, si parla di cammini e noi dobbiamo portare avanti il nostro cammino anche politicamente e amministrativamente per i nostri territori, per i nostri cittadini. Che proprio in questo lockdown queste aree interne sono state riscoperte proprio per il valore del benessere della persona, quindi rimettere insieme i servizi e ridare vivibilità proprio a queste zone è fondamentale, perché tutti quanti se ne sono accorti. Sicuramente sì, il lockdown ha aperto un link in quelli che sono gli spazi aperti, in quelli che sono gli spazi che dal punto di vista ambientale hanno maggiore qualità,
Il lockdown ha costretto anche al lavoro in videoconferenza e quindi si è capito che si può lavorare anche stando a casa e quindi domani questo aspetto probabilmente non rimarrà come durante il lockdown, che è stato un obbligo ovviamente dettato dall'emergenza sanitaria, ma sicuramente potrà essere rafforzato. E quindi questo, soprattutto se ci saranno nuovi servizi, se la banda larga raggiungerà tutti i territori, anche quelli più distanti, potranno rappresentare opportunità di nuova residenzialità. Quindi non si va a Laverna, non si va in paesi delle nostre colline, della nostra montagna soltanto per la vacanza, ma ci si può abitare perché da lì si può comunque lavorare. E se poi accanto a questo i servizi primari, i servizi fondamentali saranno rafforzati, credo che possiamo veramente pensare ad una inversione di tendenza che la strategia delle aree interne tra l'altro sta perseguendo. Il Parco Nazionale è un crocevia di cammini, di sentieri, perché è per sua natura un punto di incontro tra le popolazioni, un punto di incontro tra popolazioni di regioni diverse. E non a caso il crinale dell'Appennino, che costituisce il centro del parco, e noi lo chiamiamo la Giogana, riferito al giogo che unisce i buoi che traino l'aratro. Quindi la Giogana non era una montagna di separazione, ma era un punto di unione tra questi popoli. E credo che i cammini rappresentino, siano molto consoni a quella che è la natura del Parco Nazionale, perché noi lavoriamo su foreste vetuste, ne abbiamo parlato stamattina, soprattutto su foreste vetuste, che sono caratterizzate da due cose: dalla lentezza, perché il tempo delle foreste è un tempo molto, molto rallentato rispetto al tempo dell'uomo, e dalla unione, dal collegamento tra gli organismi che compongono gli ecosistemi forestali. Allora i cammini rappresentano proprio dal punto di vista umano quello che si può riscontrare negli ecosistemi forestali, cioè il cammino è un modo di incontrare, di relazionarsi con gli altri, di uscire dal proprio ambito e andare verso gli altri in modo lento, quindi in modo anche più consapevole, anche che impegna di più, perché attraversare un territorio dentro una macchina e un'autostrada praticamente non ti permette di fare nessun collegamento a questo territorio, mentre attraversarlo a piedi, magari qualche volta sudando e anche col fiatone, ti porta a osservare e a relazionarti col territorio e con le persone incontri sulla strada. Per questo, come Parco Nazionale, noi aderiamo molto volentieri a questa iniziativa.